Bene, adesso ci siamo un po' rinfrancati e noi daremmo a voi la parola perché immagino che qualche risonanza, qualche cosa già ci sia. E abbiamo ancora delle cose da dirvi, non è finito qua adesso. Era un'introduzione, no? Per chiarirci un po' sui termini, per appoggiare i piedi su delle pietre ben solide nel cammino. Fino adesso era proprio spianare il terreno, però sono sicura che già qualche risonanza c'è o qualche domanda. Vi chiedo di essere brevi in modo da riuscire a rimanere nei tempi. C'è anche un microfono volante. Parla di relazione. E forse a volte c'è della relazione nella fraternità in cui si vive. Però, nonostante il grande cammino che ha fatto la nostra fraternità regionale, ancora forse non c'è questa percezione di essere famiglia. Allora, guardando te vedo i cartelli che ci sono dietro e lì c'è scritto missione è chilometro zero e forse questa è la prima risposta che mi viene alla tua domanda. Noi guardiamo sempre orizzonti grandi, lontani e perdiamo la vista di quello che è vicino. E questo discorso è importante perché appunto l'avere creato queste strutture o di zona o di regione ha proprio lo scopo di aumentare la relazione, la vicinanza, il collegamento tra realtà che sono vicine. Con la regola precedente, le fraternità, come avete visto nell'incontro, non so se c'eravate tutti, con il titolo almeno io ho visto, dell'incontro che avete fatto con Anna Pia, fraternità, non siamo isole, le fraternità erano isole, ognuno andava per sé. E invece, per rispondere alla realtà attuale, non possiamo più essere isole. Allora, molto spesso ci si rende conto, parlando, visitando le fraternità, ma noi siamo una fraternità piccolina, siamo tutti anziani, non possiamo qui, non possiamo lì. Ecco, allora c'è proprio questa relazione, questa vicinanza, questo possibile gemellaggio, cioè la fraternità che è più vispa, più giovane, più attiva, può farsi carico anche della fraternità che invece è, tra virgolette, vecchietta, e ognuno può avere il suo ruolo e la sua predisposizione. Allora, questi strumenti devono essere utilizzati, ma non solo per pensare, faccio come appare là, gemellaggio con la fraternità che è in Patagonia, che prima di leggere la Patagonia magari non sapevo neanche dove fosse. Ma e poi mi dimentico che qui il paese a 10 chilometri potrebbe avere bisogno della stessa tipo di affiancamento, no? E quindi quest'idea di pensare grande ma agire localmente dobbiamo trasportarla anche nella vita delle nostre fraternità. Perché la prima cura che noi dobbiamo avere è per il nostro ordine, è come in famiglia, la prima cura, che però non deve poi farci dire, allora sono impegnato a seguire la fraternità di non so che paese c'è qui vicino e quindi non posso fare altro. È di Porcia, solamente perché compravamo, quando lavoravo compravamo lo spumante Porcia, allora.
è un paese che conosco. Non so se c'era una fraternità a Porcia. No, ecco, allora vale la pena, perché poi se andate là a fare festa hanno lo spumante buono. Quindi, ma anche d'altra parte lo spumante buono. E quindi, ecco, allora no, adesso è per dire che guardiamoci, e questo forse ci introduce anche in quello che diremo tra poco, rispetto a come dobbiamo agire e come dobbiamo fare per rendere un po' più concreto quello che ci siamo detti adesso, perché per ora abbiamo solo parlato ma senza mettere ancora per bene i piedi per terra. Quindi è importante allora che ci guardiamo bene in giro e capiamo cosa succede, dove siamo, e questo è un altro aspetto importante della vita di fraternità che spesso dimentichiamo, perché noi quando parliamo, facciamo formazione di fraternità, prendiamo le fonti, prendiamo questo, e poi non affrontiamo quelli che sono i problemi della vivere di oggi e discutere della realtà. Poi ognuno è libero di prendere le decisioni in funzione del suo spirito, di quello che pensa, di quello, però perlomeno confrontarsi su queste cose, proprio per staccarsi da quello che è, volevo usare una parola brutta, l'imbonimento, quello che ci raccontano i mezzi di comunicazione, che ci raccontano quello che vogliono loro. Se voi accendete e guardate i vari telegiornali, vi rendete conto di come, o comprate il giornale, siano ognuno che ragiona per binari paralleli. E invece poi dopo come si fa a decidere? Allora è bene che in fraternità, anzi è un dovere della fraternità, confrontarsi su quello che è la realtà del... Adesso non voglio entrare nel merito di quello che succederà domenica prossima, ma però anche confrontarsi, ma non tanto per dire io voglio sì o no, ma dire cos'è che propone questa effettivamente. Andiamo a leggerla nel dettaglio, non facciamoci raccontare quello che dicono, votiamo questo perché quello è antipatico, va bene, è antipatico, però che cos'è che propone? L'ho capito, l'ho analizzato, poi sono libero di scegliere per uno o per l'altro. E questo in tutte le cose, no? E questo è fare formazione. E questo è quello che ci chiede la regola adesso. Perché la regola, se leggete i vari articoli della forma di vita, non ci dice estraniati dal mondo, ma ci dice entra nel tessuto del mondo, ma entraci profondamente. Fatti sporcare le mani. E noi si sempre, ah, questa cosa qui non mi piace, sto lontano. No, no, devo entrare profondamente. Questo magari è qualcosa che viene fuori dopo. Si impara, e anche sulla proposta di quella famosa commissione che vi dicevo, quei famosi Roman Six, anche i ministri generali hanno approvato, cioè quella di partecipare a degli eventi che una volta erano bollati come rivoluzionari, per cui bisognava starci lontano e non entrare nel merito. E invece partecipando, ma non in maniera nascosta, in maniera evidente, noi siamo qui perché noi siamo francescani e noi portiamo questi valori e vogliamo confrontarci con chi questi valori magari non li ha, ma ha una sensibilità su certe situazioni che noi, perché non siamo così profondamente entrati o amalgamati nel tessuto, non abbiamo. E poi dopo, quando ci arriviamo, riprendo questo discorso perché è molto importante e è proprio un vivere profondamente la regola. La regola non è una cosa che noi dobbiamo vivere in maniera personale, la dobbiamo vivere in fraternità, ma la dobbiamo vivere anche fuori della fraternità. Io quando parlo di questa cosa dico, non so se vi ricordate o avete letto Topolino nei miei tempi,
i nipotini di Paperino, che ogni problema che avevano il manuale delle giovani marmotte e trovavano. Ecco, la regola è il nostro manuale della giovane marmotte. E effettivamente c'è scritto tutto. Se volete, bisognerebbe metterci un altro documento lì vicino, che avevo incontrato a una tavola rotonda all'Expo, magari il Cardinal Turkson, non so se lo conoscete, è il presidente del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace. E lui diceva che uno dei segreti meglio custoditi della Chiesa è la dottrina sociale della Chiesa. Adesso c'è un manualetto molto bello, più o meno di queste dimensioni. Io non l'ho portato perché ho detto, ma magari non se ne parla, invece. In cui, per leggere gli avvenimenti che ci succedono, ma di tutti i tipi di avvenimenti, ecco, anche quello è un manuale della giovane marmotta. E qual è? È il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Tratta dell'economia, tratta della famiglia, tratta. Esso è molto attuale e è un documento che deve essere conosciuto, perché se non lo conosciamo noi, che poi queste cose qui ci troviamo a discuterle o a viverle in mezzo a chi invece ha altri modelli o altre visioni del mondo, siamo in difficoltà, non incidiamo per niente. Oppure ci facciamo, detto in parole, far su dagli altri. Ecco, questo è un difetto nostro, un difetto della cultura cattolica cristiana in generale, ma in particolare anche italiana, perché vivere, passare dalla vita al Vangelo, dal Vangelo alla vita, e poi il Vangelo è lì nella biblioteca, che fa la bella figura, dice, ah, tu hai la Bibbia di Gerusalemme, allora sei bravo, e poi non l'ho mai aperta. Ecco, invece dovrebbe essere qualcosa che leggiamo sempre. Perché? Perché altrimenti non manteniamo il nostro impegno. Come facciamo a passare a qualcosa che non conosciamo? Oppure abbiamo per sentito dire, oppure ci accontentiamo della lettura del Vangelo, della messa della domenica, e ecco, tutto è finito lì. Qualcosa che deve metterci un po' in crisi. Perché allora come faccio a vivere quegli articoli della regola che mi dicono che devi essere testimone coraggioso, costruttore del mondo, testimone, fratelli con le creature, se non vado a vedere qual è l'esempio? E l'esempio è il Vangelo, o la Sacra Scrittura, è sì la vita di Francesco, ma poi sono anche gli altri. Voi scoprite, aprendovi, che so, ai Verdi, tanto per citare qualcuno che ha, o a il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che loro vivono per quello, no? E noi impariamo come bisogna porsi. Poi dopo noi ci aggiungiamo il valore. Perché io difendo gli aironi che sono così belli da vedere? Perché vedendo l'airone mi viene in mente il creatore, e quindi è una creatura come me. Non è perché se no si estingue la specie, allora magari il mondo ne soffre. Sì, soffre, ma soprattutto è perché è una creatura che ha pari dignità di quella che ho io. E questo discorso della dignità è molto importante. L'abbiamo visto prima parlando della Dichiarazione dei diritti umani e della Carta delle Nazioni Unite, perché ci richiama un po' a quello che dobbiamo fare noi adesso. Cosa facciamo noi allora in pratica? Tirando un po' le conclusioni, perché altrimenti non resta molto da portare a casa. Credo che l'abbiate un po' capito, e adesso lo esplicitiamo meglio, che metodo dobbiamo utilizzare per cominciare ad agire. E c'è un metodo molto bello per me. Fermo là che ti raggiungo. Sto andando lì indietro. Ecco qua. Abbiamo saltato questo. Sì, abbiamo riassunto. Abbiamo riassunto.
riassunto. Anche tutti questi articoli li abbiamo riassunto. Tanto la regola voi la sapete a memoria, no? E quindi basta dire. L'articolo 16, bla 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 bla. L'articolo 18. Allora, li avete visti, no? Ve li ho mostrati, li avete visti? Avete. Beh, ok, bene, ci siamo. Allora, come, qual è la metodologia da utilizzare? E secondo me una metodologia che è ben consolidata e ben sperimentata è questa, quella del vedere, giudicare e agire. Vedere non vuol dire solo stare a guardare, ma vuol dire osservare, prendere, avere le antenne ben tese. Era un po' quello che vi dicevo prima, no? Noi guardiamo lontano e non ci accorgiamo che la fraternità vicina ha bisogno di aiuto. Lo lasciamo tanto. No, vedere vuol dire giudicare cosa posso fare e, ultimo ma non ultimo, agire. E una cosa che ho imparato parlando con il custode di Terra Santa precedente, l'attuale, ma padre Pizzaballa. Prima si parlava la preghiera, qualcuno ha detto la fraternità è preghiera, eccetera, eccetera. È bellissimo, lui diceva, era proprio in occasione della visita di Papa Francesco a Gerusalemme, e sapete che hanno fatto una preghiera per la pace insieme e poi insieme anche ai rappresentanti delle altre religioni. E lui sottolineava un aspetto che spesso ci dimentichiamo, che pregare per la pace non vuol dire che arriva la pace, ma la preghiera ci deve mettere nella disposizione d'animo di lavorare per la pace in maniera pacifica. Allora, questo agire diventa importante. C'era un altro santo che non mi ricordo più il nome, perché scusate, invecchiando la mia testa va pallino, che diceva che il Signore non ha mani, ha le nostre mani, il Signore non ha gambe o piedi, ha le nostre mani, i nostri piedi. Ecco, allora, agire diventa fondamentale e è la grande differenza rispetto alla regola precedente, perché ci è chiesto di agire espressamente e non ci è detto come. Anche questo è un segno, questa regola qui è una regola di estrema libertà, perché non dice se vuoi essere francescano recita 12 pater al giorno. Dice, se vuoi essere francescano, con gli articoli che voi sapete a memoria, viveteli. Come? Pensateci voi. Io non ti dico che devi, per lavorare, devi fare così così. Lo sai tu come devi lavorare bene, però lo devi fare. E io credo che sia veramente un documento liberante. Se noi viviamo bene questa regola, diventiamo delle persone complete, perché alimentiamo lo spirito, ma alimentiamo anche l'attività, la presenza, la testimonianza, che non sono facili, soprattutto in questi tempi, e anche nel confronto con gli altri. Adesso vedrete chi si è confrontato, anche lì sono dei begli spunti di meditazione. E quindi allora, bisogna aprirsi al mondo vuol dire aprirsi alle persone, aprirsi alle situazioni, aprirsi alle cose, aprirsi al mondo animale, aprirsi al mondo inanimato. E a questo proposito ci sono due o tre possibili suggerimenti o situazioni che alcuni di noi hanno vissuto e che hanno pensato di proporre. Ecco, a questo proposito molti dei documenti li potete trovare sia nel sito dell'OSS d'Italia, ma anche nel sito, si diceva prima il CIOS, questa sigla spaventosa, e lì li trovate addirittura in quattro lingue, perché un'altra cosa che forse pochi sanno è che l'OSS ha ben quattro lingue ufficiali e noi siamo fortunati perché l'italiano è una di quelle. Poi c'è il francese, c'è l'inglese e c'è lo spagnolo. Tutti gli altri si devono arrangiare. Purtroppo è così. Però l'italiano per il momento è una lingua, siccome nella Chiesa l'italiano ha una bella parte, non,
si è stati obbligati a riconoscere l'italiano tra le lingue ufficiali. Se guardate i documenti delle Nazioni Unite, per esempio, l'italiano non c'è, c'è l'arabo al suo posto, però l'italiano, per cui ecco, quei documenti, per andare a trovarli e leggerli, sono stati tradotti ovviamente, però nei loro siti e in tutti i documenti che escono l'italiano non esiste, però sì. E appunto, allora, se andate nel sito del CIOS, che è www.cios.org, potete trovare, è ancora in fase di costruzione perché continua a essere necessario rinnovarlo, aggiornarlo, però ultimamente è abbastanza aggiornato, quindi potete trovare questi documenti, che sono primo che vogliamo, di cui vogliamo parlare, è la presenza a momenti che hanno segnato gli ultimi anni, per esempio la partecipazione a COP21 e proprio il mese scorso COP22, che però è stato meno significativo di COP21. Sapete cosa vuol dire questa sigla? No. È la conferenza dell'ONU, delle parti. Le parti sono coloro che hanno aderito a questa iniziativa per tenere sotto controllo e stabilire una legislazione per il controllo del riscaldamento globale. E ogni anno c'è una conferenza, e questo COP21 era la 21ª conferenza su questo argomento. È stata significativa perché si è arrivati finalmente a un quasi accordo, che non è ancora vincolante, anche se ormai più di 88 nazioni l'hanno sottoscritto, e stavolta l'Italia l'ha sottoscritto, per mantenere, fare in modo che entro il 2025 il riscaldamento globale non superi, nell'accordo c'è scritto 2 gradi, ma possibilmente stare in 1,5 gradi. E a questa iniziativa dell'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, era presente una delegazione francescana con membri che venivano da tutto il mondo, e se per esempio quella ragazza lì con la sciarpa bianca, questa, veniva dall'Australia e lavora per la Commissione di Giustizia e Pace dei frati minori dell'Australia. Poi c'è quella col blu, è una suora americana che vive a Roma, quello, il frate conventuale là a destra, questo? Sì, è polacco, e così via. C'è anche un italiano, se lo vedete, nascosto nell'angolo. Dove? Con la barba bianca. Dove? Questo è qui, dietro, sei dietro nell'angolo. La testa, dietro la testa della suora americana. E c'è presente anche il ministro generale dei frati minori, Mike Perry, perché questa era stata la giornata in cui abbiamo incontrato la famiglia francescana di Francia. Ecco, qui noi non eravamo una delegazione ufficiale, quindi non potevamo partecipare ai lavori, ma è stato significativo la presenza. E dopo questo incontro abbiamo incontrato i rappresentanti di 21 religioni diverse, o di 21 movimenti, nella chiesa, nella cattedrale di Parigi, dei luterani. E c'era presente anche, e questo è stato molto significativo, un paio di rappresentanti di organizzazioni musulmane, e uno di loro ha citato la Laudato Si come documento su cui lavorare, documento comune su cui lavorare. Per cui è importante tenere presente questo documento lavorando in questi ambiti, perché è considerato come la Magna Carta che d'ora in poi dovrà regolare il rapporto con l'ambiente e con la giustizia ambientale. Quindi è importante che si conosca, si studi. E a questo proposito, voi potete trovare in un blog che si chiama Francis 35.org,
anche una piccola guida, sono 25 pagine, allo studio della Laudato Si. Questo documento è stato preparato su richiesta dei ministri generali, i quali ritengono che questa enciclica debba diventare motivo di studio, di approfondimento. Addirittura hanno proposto un corso su di essa a un paio di università francescane e non rimanga dimenticata nella libreria. Quindi se volete, poi dopo magari scriviamo tutti questi riferimenti in modo che possiate andarla a vedere. Questa guida è già stata tradotta in 11 lingue e quindi c'è lì. E lì trovate, in questo sito trovate anche, se volete fare delle celebrazioni per l'ambiente, ci sono anche dei suggerimenti, delle proposte per celebrazioni. Era nato quando si è celebrato il 35esimo anniversario della nomina di Francesco patrono dell'ecologia. Poi qui c'è pure un piccolo aneddoto, ma magari lo diciamo nel pomeriggio. 35.org. Sì, andiamo avanti perché il tempo corre e il cuore non se ne avvede. Allora, l'altra cosa è stata la partecipazione quest'estate in agosto al World Social Forum di Montreal. La delegazione stavolta era un po' più ridotta in termini numerici, però è stata molto più attiva perché da parte di due delegati che lì si vedono, che venivano dal Brasile e che sono impegnati per conto della commissione Roman Six nella questione dell'industria estrattiva, hanno presentato due problemi molto grossi che sono successi in Brasile per il tracimamento di una diga che fa il contenimento presso una miniera di delle acque che servono per far decantare i veleni nel processo di estrazione, di purificazione di quanto viene estratto. Si usano dei veleni, degli acidi, e le miniere hanno questo tipo di stagni in cui l'acqua, la diga è permeabile all'acqua, quindi l'acqua passando si purifica e i fanghi rimangono. Purtroppo man mano che i fanghi rimangono, cosa fanno? Invece che pulirla, depurare e continuare, la alzano finché la spinta dell'acqua la fa crollare. E se volete vi posso far vedere il filmato, è veramente impressionante, ma per chi ha la barba bianca o i capelli bianchi penso che si ricorderà il disastro dell'85 della Val di Stava, dove degli alberghi durante la stagione del turismo sono stati spazzati via con 200 rotti morti perché una di queste dighe era crollata. E anche lì c'è lo stesso problema, pari pari, per non spendere i soldi eccetera l'hanno alzata, sapevano che c'era bisogno di manutenzione, di essere rinforzata, lo facciamo domani, lo facciamo l'anno prossimo, è crollato tutto. Sono passati 85, 2015, 30 anni, non è cambiato niente. È successo il problema in Brasile, è successo in Alaska, è successo dappertutto, continua a succedere. E il problema più grosso è che poi queste industrie che sono proprietarie di queste miniere non sono ritenute responsabili. E mentre sono ritenuti responsabili di turbare l'ordine, quelli che sopravvivendo a questi drammi protestano perché hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso tutto. E allora li mettono pure in prigione. Allora, questo è un problema ancora di questione di diritto. A difesa Rio più 20, possiamo andare avanti, è quello Rio più 20 è quando è nato, si è cominciato a partecipare a questi eventi. E Rio più 20 è stata la prima volta che dopo l'accordo di Rio su una famosa documento che si chiamava Agenda 21, che doveva essere
la proposta di come si sviluppava il mondo nel secolo XXI, si è trovata a fare la sintesi, cosa è successo, cosa non è successo, cosa non abbiamo fatto. E in parallelo c'è stato il Summit dei Popoli, a cui ha partecipato anche una delegazione francescana che era di 60 persone, perché invece nella parte ufficiale possono partecipare solo le delegazioni ufficialmente riconosciute, e ci può partecipare i francescani tramite i rappresentanti della organizzazione non governativa che si chiama Franciscus International, che è la presenza francescana alle Nazioni Unite. E quando è nata inizialmente come una presenza, diciamo, in forma privata, era nata questa idea in contemporanea a una suora del Texas e un frate minore di Malta, dire: ma perché, avevano letto la carta e hanno detto: ma perché non ci andiamo anche noi? Perché molte delle parole che sono nella carta delle Nazioni Unite risuonano molto bene. E quando si sono presentati con l'associazione all'ente che si chiama ECOSOC, economico sociale, gli hanno detto: finalmente i francescani sono arrivati, vi aspettavamo a braccia aperte, perché se non ci sono i francescani manca un piede. E da lì pian piano, siccome questi hanno cominciato ad avere un seguito nell'ambito della famiglia e a parlare, hanno ottenuto un riconoscimento molto importante che si chiama lo status numero uno, stato generale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono riconosciuti dalle Nazioni Unite come una ONG che ha una esperienza o una formazione che le permette di parlare in tutti i campi che riguardano quel corpo. Per esempio la Croce Rossa non ha questo status perché è specializzata in un certo settore. I francescani hanno questo status e possono fare interventi scritti orali fino a 2000 parole, che non sono poche. Quando l'organizzazione ha avuto questo riconoscimento, i ministri generali sono posti: ma chi sono questi francescani che parlano a nome dei francescani? Allora l'organizzazione è diventata, da essere privata, è stata presa sotto la responsabilità dei ministri generali, i quali nominano un consiglio, e ne avete qui alcuni nella parte alta, è il consiglio attualmente in carica, che si occupa un po' della parte sia gestionale che anche sono l'interfaccia tra l'organizzazione e i ministri generali. Chi sono i ministri generali? Marco Tasca, che se Veneto, ciò per i conventuali, non lo conoscete, è di Piove di Sacco. Mauro Iori, cappuccino svizzero, il quale dice: conosco quattro lingue meno quella importante, che non conosce l'inglese, adesso l'ho imparato. Poi c'è Nicolas Politowski, che è quello dei conventuali, no, Tor, Tibor Kauser, il nostro ministro generale. Poi c'è la rappresentante di questa miriade di congregazioni di vita attiva, che in questo momento è una suora, si chiama Deborah Letchwood, che è americana anche lei, e insieme fanno la conferenza della famiglia e hanno la responsabilità di questa presenza all'ONU. E oltre a occuparsi di, appunto, della questione della povertà, della pace, eccetera, proprio per siccome ci sono due uffici di Francesca, uno è New York, dove c'è la sede principale delle Nazioni Unite, il famoso Palazzo di Vetro, e una a Ginevra, dove da un po' di anni è stato istituito il Consiglio per i diritti umani, e quindi a Ginevra si lavora soprattutto nell'ambito della questione dei diritti umani. Allora andiamo avanti qua. E loro stanno lavorando, o noi stiamo lavorando, perché poi è una cosa che nessuno sa,
che come sempre... Scusa, bisogna mettere in evidenza, guardate questo signore qua, lasciarlo stare, signore. Che parla l'ONU a nome nostro. Vabbè. Dopo ti offro il caffè. Sì, ok. No, dicevo, pagano di più per questo. Una cosa che nessuno di solito sa, perché la comunicazione, ecco, forse non abbiamo affrontato mai il tema della comunicazione, magari nel pomeriggio. Nel mondo francescano è un po' carente. Voi, nel momento in cui fate la professione, diventate membri di Franciscus International. Quindi anche voi siete parte di Franciscus International. Magari poi dopo diciamo cosa vuol dire, come si può agire, eccetera, eccetera. Però, ecco, è importante sapere che non sono 20 persone così, ma siamo tutti. E quindi tutti, attraverso loro, possiamo arrivare al fora delle Nazioni Unite. E viceversa, tramite loro possiamo affrontare dei problemi che magari in piccolo non riusciamo ad affrontare. Ne parleremo magari nel pomeriggio. E uno dei cardini dell'attività attuale è quella di diventare parte attiva in un processo che è nato dal Consiglio dei diritti umani, che si chiama la revisione periodica universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i membri del Consiglio, quindi le 180 nazioni che sono membri delle Nazioni Unite, con una periodicità di ogni 4 anni o 4 anni e mezzi, vengono verificate dalle altre nazioni sul rispetto dei diritti umani al loro interno. Quindi, per esempio, l'Italia ogni 4 anni ha tutti gli altri 181 stati che gli mettono le lenti o i fari addosso per vedere come si comportano nel rispetto dei diritti umani. In questo processo c'è una parte che è puramente lasciata ai governi o alle delegazioni ufficiali. Quindi allora si dice l'Italia presenta un dossier e dice io sono bravo perché faccio così, faccio cosà, faccio cosà. In questo c'è un primo esame. Poi ci sono 6 mesi di intervallo per le conclusioni. In questo periodo è permesso anche a tutte le associazioni che sono parte della società civile di presentare anche loro la loro lettura di come sono applicati i diritti umani. E per arrivare a parlarne c'è il modo di avvicinare le delegazioni ufficiali e fare un'informazione. Allora, l'Italia è stata già revisionata 2 volte e tutte e 2 le volte, anche quindi tramite Franciscus International, i francescani d'Italia hanno presentato un loro dossier con certi argomenti. Per esempio, la prima volta c'era il problema di Taranto, perché i frati di Taranto insieme all'ospedale hanno presentato tutta una documentazione sulla questione dei tumori che derivano dai fumi e dall'inquinamento che viene dall'Ilfa. L'altro era quella strana legge che era stata approvata in Italia, per cui se si parlava già di immigrazione, se un battello, una nave salvava dei naufraghi in mare, quando arrivava a terra li arrestavano, gli sequestravano la nave perché risultavano collaboratori dell'immigrazione clandestina, e questo andava contro la legge del mare, che impone che se in mare qualcuno sta affondando o sta affogando lo devi salvare, al di là di dire che è una questione umanitaria, no? Insomma, c'erano diversi punti, e quando sono stati presentati poi Israele, nell'ambito della lettura, ha interrogato l'Italia sull'aspetto di Taranto. L'Italia ha respinto era quella del diritto di dare cittadinanza ai lavoratori immigrati, che già alla famiglia dei lavoratori immigrati che erano già immigrati e già riconosciuti, quindi con un permesso di soggiorno. L'Italia
ha risposto dicendo: finché non lo fa l'Europa, io non lo faccio. Comunque, c'è la riunione finale, allora l'Italia dice: allora mi avete fatto 2000 osservazioni, ne accetto 1500, 300 le voglio discutere, 400 le respingo per questi motivi. E in questa sessione c'è la possibilità, sia per le delegazioni che per le organizzazioni non governative, danno la parola solo a 10, di parlare con 2 minuti di tempo. E quella fotografia lì che lei sottolineava, perché io adesso le devo offrire il caffè, era perché ci eravamo iscritti come Franciscan International, siamo stati messi tra i 10 e abbiamo avuto la possibilità di in 2 minuti di dire: noi francescani secolari, in questi punti le pensiamo così, 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 ci deve essere da qualche parte il documento che abbiamo preparato. E vi posso dire che, a parte l'emozione, no, perché non c'è la fotografia di com'è la sala, che non è più o meno quella che si vede ogni tanto alla televisione della sala dell'Assemblea Generale di New York, è un po' più modesta, ma con la presenza degli stessi delegati. E quindi dice: noi francescani parliamo a tutto il mondo. Ma poi per me è stata veramente un sperimentare come noi siamo missionari, non solo andando, e ha giustificato questa presenza, perché si parla a tutto il mondo, dove si prendono le decisioni, e dove si prendono le decisioni, poi padronissimi di non accettare la lettura, però possiamo dire la nostra. E proprio per quella condizione di status generale, a New York Franciscan International è tra le 35 ONG che mensilmente ha un incontro con i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per dare la lettura degli avvenimenti o delle situazioni che poi il Consiglio di Sicurezza prenderà in esame. Quindi vedete che i francescani lavorano, e tutto questo viene, se volete, è la finalizzazione di quello che viene dal lavoro alla base, perché attraverso questi canali quello che succede, quello che fa il frate umile o il secolare in Guinea Nuova Papua arriva alle Nazioni Unite. E quando ci sono le sedute delle commissioni, non parla il delegato o il dipendente che, tra virgolette, di Franciscan International, ma prendono la persona che è stata torturata, che è stata, è lei che parla e fa la sua testimonianza, che è un modo diverso di approcciare. Mi ricordo una volta ero lì anch'io, è venuto un frate, perché dal Pakistan, per affrontare il problema delle ragazze spose bambine. Dopo il suo intervento avrà avuto 200 persone che volevano parlare, connettersi per lavorare insieme su questo problema. L'avesse fatto lui come frate da solo in Pakistan, cosa poteva fare? Così sono arrivati al governo. Ecco allora l'importanza che si diceva prima di aprirsi, entrare in dialogo e lavorare insieme agli altri. Quindi tutto questo è un qualcosa di veramente molto concreto a cui possiamo partecipare noi, voi. Se evidenziate un problema dove identificate una violazione dei diritti umani, ecco, e a questo proposito, sempre Franciscan International, abbiamo tradotto in italiano e è in fase di revisione, ha presentato un manuale che abbiamo anche fatto testare a chi lavora sulla base, per un approccio diverso al problema della povertà e della estrema povertà. Normalmente si dice: poverini, andiamo a aiutarli, invece hanno capovolto il problema. Cioè, leggiamo quali sono i diritti delle persone: il diritto alla casa, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro. Queste persone non hanno nessuno di questo diritto, quindi siamo noi in debito con loro, perché gli togliamo, non gli permettiamo di vivere o di avere questi diritti. Allora, l'approccio
per risolvere i problemi è riconoscere questi diritti e lavorare perché ce li ottengano. E quindi non è più io sono bravo, vengo a farti ho compassione di te. È veramente un approccio molto diverso, molto più importante, e che forse potrebbe aiutare a risolvere meglio questo problema. Cosa dici? Ci fermiamo e riprendiamo dopo pranzo? Sì, direi. Perché... sì, è già mezzogiorno.